Adesso però con le influencer è cambiato il punto di vista, è cambiato il punto etico, non c'è più limite alla decenza e siete diventate le paparazze di voi stesse, svendendo figli, malattie, dispiaceri, privacy a tutto tondo, lavate i panni sporchi in pubblico che diventano però sempre più sporchi e legittimate così peraltro chiunque a trarre conclusioni, a giudicarvi, ad insultarvi. È troppo tardi poi a un certo punto chiedere non voglio, voglio stare fuori da questa bagarre, rispettate la mia privacy, quando un po' dopo il giochino si rompe, quando non riuscite più a gestire. Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti alla prima puntata di Punti di Vista ed oggi non potevamo non iniziare parlando delle influencer, visto e considerato che è uno degli argomenti che io ho trattato veramente tanto da quando ho aperto il canale. Ma a parlare anche di influencer è stata, come avete visto poc'anzi dal video, Rosita Celentano, che in un lungo monologo che voi non avete visto perché io qualche giorno fa ho pubblicato un pezzettino di questo monologo che ho ritrovato su internet e ho voluto prendere quel pezzettino e pubblicarlo nello shorts, che poi tra l'altro è diventato virale perché ha superato le 70.000 visualizzazioni. Proprio ho voluto pubblicare questo pezzettino perché condividevo non tanto il personaggio, che conosco pochissimo, ma le parole in sé per sé che ha espresso in questo monologo appunto di 2 minuti e mezzo. Un monologo dove poi ha spiegato, lo potete trovare su internet, un po' quello che provano i personaggi famosi di un tempo per quanto riguarda il discorso della privacy, di essere fotografati, di stare sempre attenti ai paparazzi, no? Lei diceva addirittura bisognava stare attenti a non camminare magari vestiti male o con dei capelli scombinati, perché altrimenti ci poteva essere un paparazzo che fotografandoti vendeva un giornale scandalistico appunto questa tua foto con un titolo che tante le persone magari si aspettavano, no? E cioè magari senza soldi è diventata una barbona e così via. E quindi lei ha raccontato un po' tutti questi sentimenti, tutte queste emozioni, per poi arrivare a parlare appunto delle influencer in sé per sé di oggi, e cioè che sono loro stesse le paparazze di loro stesse. E quindi oggi noi, proprio da questo punto, che poi chi mi conosce da tanto sa che è un argomento che a me è molto caro, perché sono stato sempre contro tutte queste cose, parleremo proprio di questo, parleremo proprio delle influencer e voglio poi alla fine sapere un po' il vostro punto di vista anche sotto i commenti. Naturalmente darò il mio punto di vista come sempre. Come dice Rosita Celentano, le influencer di oggi, che sono nate dai social, sono un po' paparazze di loro stesse. Sono un po' paparazze di loro stesse perché ormai in questa era in cui viviamo solamente di social e sono veramente pochissime le persone che si contano sulla mano che non hanno telefonino, che lo trovo veramente assurdo non avere un telefonino, però esistono, che non hanno social, sono veramente poche e secondo me sono quelle che vivono meglio, questo lo devo dire. Ma ormai viviamo di social, chi di noi non ha un TikTok, non vede un TikTok? Io stesso, quando ho condiviso questo video e l'ho trasformato in short, e questo video appunto che avete visto, io l'ho trovato, mi è uscito sui Nei per te di TikTok, ok? Quindi viviamo insomma di social, tutte le tendenze vivono di social e chi vive di social e vede, è una catena, vede tutti questi personaggi che diventano virali su TikTok, soprattutto su TikTok, su Facebook, su Instagram, vedono appunto tutti questi personaggi che diventano virali e allora si tende a voler, secondo me, tentare la fortuna di diventare famose e famosi, perché il caso non è solamente influencer donne, ma anche di influencer uomini, e non facciamo tutto l'erba un fascio, insomma, è generalizzato il discorso. E quindi si cerca in tutti i modi di diventare famosi, di diventare virali, si cerca in qualche modo di fare quel video che possa diventare virale per essere famoso, per avere una manciata di like. E cosa si fa quando uno vuole diventare virale e vuole diventare famoso? Si mette la propria vita in piazza. Questo è quello che rende, anche su YouTube stesso, io ho notato che più pubblichi video della tua vita privata, della tua quotidianità, di quello che fai, di quello che non fai,
Quei video sono video che girano di più su YouTube perché alla gente, ragazzi, parliamoci chiaro, alla gente piace vedere i fatti degli altri, ma non solo piace vedere i fatti degli altri, piace anche criticare, giudicare, dare il loro punto di vista. E qui nasce un altro problema, un'altra problematica. Nasce la problematica dei leoni da tastiera, ma ne riparliamo dopo. Mettiamolo da parte e ricordiamoci che ci sono i leoni da tastiera di cui dovremmo fare un discorso. Continuiamo con questi influencer che cercano, no, in tutti i modi di diventare famosi. E quindi cosa fanno? Diventano, come dice Rosita Celentano, paparazze di loro stesse. Se prima si cercava in qualche modo di nascondersi dai paparazzi che ti fotografavano mentre facevi la spesa, mentre magari parlavi con qualcuno e quel qualcuno sul giornale era diventato il tuo amante, la tua amante, in questa nuova generazione, in questa nuova era di social, sono proprio le influencer stesse che pur di far parlare di sé vendono la propria privacy. Io, come avevo scritto in community, influencer che vendono la propria privacy per una manciata di like, perché ragazzi, è questo, è vendono la propria privacy sul web, mettono di tutto, si mettono spogliate, litigano in diretta, fanno vedere la quotidianità 24 ore su 24, non hanno limiti per nulla la loro intimità, cercano di coinvolgere tutta la famiglia e a volte, come sappiamo, anche inseriscono magari delle persone, dei minori, no? All'interno della loro quotidianità, perché magari ci sono e quindi li inseriscono facendo diventare anche questi bambini dei fenomeni da baraccone. Io ne conosco tantissimi anche su TikTok. Io non so se voi avete mai visto bambine che insieme alle mamme si truccano e possono avere tipo 5-6 anni, 5-6 anni, 7 anni, piazzate lì davanti alla telecamera. Tutto questo cosa fa? Rende, perdonatemi per le campane, ma io ogni volta che registro un video c'è una campana, non lo so. Tutto questo per far che cosa? Per rendersi virali, per rendersi importanti, per rendersi famosi. Ora, qui però apro e chiudo un discorso. Io condivido tantissimo il discorso che ha fatto Rosita Celentano, però in qualche modo in questo discorso voglio anche, come dire, essere anche un po' lucido, no? Secondo me c'è anche un po' di amarezza in bocca, perché con l'era delle influencer molto più spesso si vanno a chiamare le influencer per determinati lavori, per delle sponsorizzazioni, e in realtà non si vanno più a cercare personaggi di un tempo o figli d'arte, ok? Quindi io penso che questo discorso un po' l'amaro in bocca ce l'abbia, però ecco, è vero il discorso sicuramente che ha fatto Rosita Celentano. Quindi queste influencer cosa fanno? Non fanno altro appunto che vendersi, che vendere la propria vita. E la propria vita, vendersi la propria vita va bene fino a un certo punto, perché diventi famoso, diventi virale, tutti parlano di te, tutti parlano di te, ma quel tutti non possono essere solamente delle persone positive, perché quando una persona parla di te, parla di te in positivo o parla di te in negativo. Quando io decido di pubblicare un video, quando io decido di mettere la mia vita, la mia immagine, la mia famiglia all'interno di un contenitore che può essere un social, può essere Instagram, può essere TikTok, può essere un video di YouTube, io devo mettere in calcolo una cosa molto importante, che io mi sto approcciando con delle persone. Queste persone, quindi esseri umani che hanno un cervello, hanno un pensiero, hanno anche dei modi di pensare diversi. Io posso piacere a te che mi stai guardando, ma posso anche non piacere a te che mi stai guardando, perché giustamente ogni persona ha una sua idea e ha un suo pensiero. Per fortuna non siamo tutti uguali, non la pensiamo tutti nella stessa maniera e soprattutto per fortuna non siamo simpatici a tutti. L'essere simpatico a tutti per forza non esiste, questo è segno anche di maturità. Quindi nel momento in cui io, influencer, mi vado a mettere in gioco, quindi vado a pubblicare la mia vita, devo anche aspettarmi delle critiche. Delle critiche che inizialmente ti possono far bene, perché anche messaggi negativi all'interno di un canale o di un social fanno sì che comunque sia sono commenti, comunque sia il tuo canale che gira ha delle interazioni e questa è una cosa positiva. Ma il successo
quando tu pubblichi la tua vita privata, a un certo punto c'è, come dire, si ribalta un pochettino, perché poi ci sono quella fetta di persone che sono stufe di essere criticate. E sono stufe di non accettare, ecco, permettetemi il termine, non accettare le critiche delle persone. Io devo dire la verità, sono più o meno 3, 4, 5 anni che ho YouTube, quest'anno è il sesto anno, ed è vero, ci sono i leoni da tastiera, riprendiamo questo discorso che avevo messo da parte. I leoni da tastiera sono quelli che io penso non abbiano una vita e aspettano proprio che tu dica anche la minima cosa per giudicarti. Per criticarti, e anche quando non c'è nulla da criticare, devono per forza romperti le balle per criticarti. Queste sono persone che non hanno una vita, persone che magari la loro vita è uguale a quella che tu stai facendo, ma che stai pubblicando, ma che giustamente, essendo che non ti fai vedere perché non hai la faccia di farti vedere, hai scelto di aggredire. Di aggredire appunto chi invece ha scelto di pubblicare. Io penso una cosa, allora, io sono del parere che l'influencer deve accettare le critiche, però devono essere, non dico critiche costruttive, perché potrebbero essere anche non critiche costruttive, ma devono essere critiche fatte con un'intelligenza. Critiche fatte solo per offendere, sinceramente, lì darebbe sicuramente fastidio. Ma sta di fatto che il discorso è sempre lo stesso, e cioè se io mi metto in gioco bisogna giocare bene, e nel senso che è normale che non si può piacere a tutti. E quindi poi ci sono, come dice Rosita Celentano, le influencer che cercano di porre rimedi a tutto questo, no? Parlando di avvocati, parlando di denunce a destra, denunce a sinistra, addirittura sentivo alcune influencer che avevano denunciato alcuni commenti, alcuni haters e così via. Ci sta quando un haters magari va oltre quello che può essere, un haters diventa, può diventare stalker, arrivare sotto casa e romperti le palle, e allora lì ci sta. Però non si può pretendere che quando io scrivo un post, metto la mia vita pubblica da tutte le parti, in qualche modo bisogna avere solamente commenti positivi. Non è fattibile, nella vita non è fattibile. C'è chi piace la carne, c'è chi non piace la carne, c'è chi piace il pesce, c'è chi non piace il pesce, c'è chi beve, chi non beve l'alcol. La vita è fatta di cose soggettive, oggettive, di gusti discutibili, indiscutibili, e non è possibile e non è accettabile una cosa di questo genere. Quindi queste influencer, care influencer, che cercate, è bello essere famose, è bello avere i prodotti gratis, essere chiamate per un programma televisivo o per un altro, essere chiamate da ditte, da aziende, da cliniche in Turchia per rifarsi qualcosa, per sponsorizzare questa cosa, che adesso è una cosa che va anche di moda, no? Però ecco, dovete anche mettere in conto che se io mi faccio vedere con le tette di fuori, quelle mie tette di fuori potranno provocare dei complimenti, ma potranno provocare anche delle critiche da parte di chi mi sta seguendo, proprio perché, appunto, nel momento in cui tu cerchi di diventare famoso, di essere influencer, quindi di influenzare, essere influente anche verso alcune persone per poi far acquistare anche dei prodotti, devi anche mettere in considerazione che, appunto, non puoi piacere a tutti. Quindi, prima di diventare virali, cari miei, prima di iniziare questo grande lavoro, come ormai è diventato un lavoro, fare l'influencer, io consiglierei di ponderare la scelta, perché è inutile, è molto semplice, è molto facile poi lamentarsi di dire: ah no, però non mi puoi criticare, ah no, però non mi puoi giudicare. Ripeto, le critiche devono essere, non, se non devono essere, se non proprio costruttive, ma devono essere comunque delle critiche non che sfociano proprio nell'odio, nella pazzia più assoluta. Io sono libero di scrivere vicino sotto un canale pubblico di YouTube, o sotto un post pubblico di Instagram, o sotto un video pubblico di TikTok: a me tu non piaci, questo video fa cagare,
Non scritto così, però a me questo video non piace, hai sbagliato a fare questo video, secondo me è così, secondo me è così. Perché sono le critiche che vanno fatte in quanto se voi siete influencer, influencer non è che sei influencer privato, l'influencer sei pubblico perché ti devi far conoscere dalle persone. Ma perché mi devi influenzare? L'influencer prende questo nome perché influencer, dovresti influenzarmi sulle cose che fai. Ma se a me le cose che fai, che tu rendi pubbliche, non mi piacciono, io sarò libero di dire no, a me questa cosa che tu hai pubblicato su tutti i social non mi piace. Saremo liberi di dirlo o non dirlo? Ok, detto questo, cari miei, io naturalmente il video termina qua. Fatemi sapere voi sotto i commenti che cosa ne pensate di queste influencer al femminile, ma anche al maschile, perché veramente siamo. Il discorso è a pari, non esistono solamente le influencer donne, ma esistono anche gli influencer uomini, quindi è un mio discorso un po' generalizzato e soprattutto poi sappiamo, ma questo ne parleremo prossimamente con un'altra puntata, perché appunto ci sono anche altri personaggi che per far sì, per diventare famose e famosi si inventano delle cose veramente un po' scioccanti, ma ne parleremo più avanti. Il video termina qui. Spero che appunto vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Grazie di avermi visto fino alla fine. Ciao.